Batavia, eccolo. Buongiorno. Qui già in postazione. Buongiorno. Che sta parlicchiando con Samantha. Samantha. Sì, perché mi ha detto... Siamo buoni qua, in realtà, Nicola. Mi sono fatta dare il numero di telefono. Beh, come il numero di telefono? Sì, perché devo avere assolutamente delle ricette buone per stupire i miei uomini di casa. Esatto. Ah, vabbè, figlio... solo a fini culinari. Assolutamente sì. No, perché si sta risposando, Samantha, quindi fai il bravo, mi raccomando, Nicola. Beh, io sono anche fidanzato, accompagnato e ho avuto anche un bellissimo Vittorio, poi come, e lo fa, come tu sai. Allora, e lo sappiamo. Ti faccio una cosa fighissima. Oggi è una cosa fighissima, sì, e prepareremo la piella. Samantha, se tu dopo devi partecipare, non pensare che ti... Io ti faccio le foto. Samantha con il telefonino fa le foto, andiamo bene, cioè, oggi. Mentre, Nicola, che cosa prepariamo? Faccio la tiella. La tiella? La tiella, riso e cozze. Ma dovete seguirmi attentamente, assolutamente, perché ci sono dei passaggi che non sono lunghi, però ci sono più ingredienti. Che tu oramente, sicuramente ai spettatori dovrai dirgli che cosa è che abbiamo. E allora lo diciamo subito. Perfetto. Nicola, posso andare avanti intanto? Tu vai avanti, io intanto leggo gli ingredienti. E se avete delle domande fatele, non troppe. Allora, vediamo gli ingredienti, quindi tiella di riso e cozze, abbiamo bisogno di 300 grammi di cozze, 70 di riso arborio, 350 grammi di patate, 200 grammi di pomodori, una cipolla, poi uno spicchio di aglio, 30 grammi di pecorino grattugiato, 30 grammi di parmigiano grattugiato, 100 ml di olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta, mentre invece qui c'è Nicola che mi ha fatto distrarre mentre parla. Tu parli sempre, no, parli sempre, stavo leggendo gli ingredienti. Perché lei non sa tagliare. Mi fate distrarre imparare. Voi due. Tu sai tagliare? Veloce, veloce come fanno loro. No, non ci riesco. Provaci. Sarebbe pericoloso. No, no, non ci provo. Non sono mi scema. Che bisogna sbattere su questo dito medio, capito? Così vado direttamente al pronto soccorso. No, perché se tu sbatti lì non vai al pronto soccorso. No, se sbatti bene non vai a spronto soccorso. Vabbè, ok, però meglio magari evitare di tagliare così, no, le patate a rondelle. Io ci metto tre quarti d'ora a casa, vabbè, il nostro allora, chef intanto, le Ingrid, subito. Ho fatto prima, ci siamo fatti una prova, così potete vedere in diretta che cos'è la tiella. Ok. Quella è la tiella, però attenzione, allora, la tiella è un tipico piatto pugliese. Esatto. Anche se, scusate, è anche la tiella di Gaeta, che è famosa. Di Gaeta, assolutamente. Certo. Che è fatta io ci con sono la carne. Cresciuta con la tiella di Gaeta. Che è fatta con la carne. Qui invece... No, non è fatta con la carne, anche con le verdure, no, con il polpo, anche prodotti di terra e di mare. Però no, quella che va tanto... Non litigate adesso. Sì, adesso gli lancio una patata. Chef, tu devi star buono qui, eh. No, perché cioè, lui ci viene, capito? Ci permette di dire e fare tutto. Beh, datemi 10 minuti e vi dirò chi sei. Buono, eh? Allora, guarda. Molto sporca di olio, patata, pomodoro, prezzemolo e aglio. Mm-hmm. E andiamo a intercalare con le cozze, che io adesso ho fatto andare in padella. Sarebbe molto buono usare le cozze pugliesi, quelle tarantine, e si aprono e che differenza c'è tra le cozze normali e le cozze pugliesi? Sono saporitissime, sono saporitissime. Sono piccole, belle. Non sono da allenamento. No, sono piene. Belle, sono piene. Sì. Ok. Queste sono quelle cotte prima. Queste io le ho cotte, perché se avete una cozza, l'aprite, se vedete una cozza un po', potete fare anche, potete insaporire. Mm-hmm. Quindi con olio e aglio. E qua poi io vi darò un'idea, perché dal brodo... Allora, ce la darò tra pochissimo. Andatevia, ci ritornate. No, non vanno via, perché noi parliamo di piaceri della vita. Quindi oltre al buon cibo, un altro dei piaceri della vita, qual è? Beh, non può mancare, di certo, il buon formaggio. Andiamo subito a conoscere le fasi formaggio. La produzione dello squisito pecorino dei Monti Sibillini. Lo conosci? Stai attento. Assolutamente, attenzione. Attento. Ciao, a dopo. Ti passo. Seguiteci, Passo davanti. Ed eccoci qui, ritornati nel nostro gustosissimo... nella nostra gustosissima cucina. Con Nicola Batavia. Con Nicola, con il simpatico Nicola Batavia. Sapete un po' che cosa ha raccontato prima? Che lui si comporta in questo stesso... Comportamento in tutti i posti. Voi, quando no, ci mettiamo posti, la giacca, a casa con la compagna, anche a casa e anche compagna, con la mamma, cucina diciamo più la verità, che ma quando sei maschilista in cucina, quando sono in cucina, gli vero, chef Samantha non vogliono sentir nessuno. No, siamo dei generali. Tenta di giustificare Nicola, va bene. Ma è vero, ha ragione, sì, cioè nel sì, senso, perché non deve posso... darmi buone ricette. Per il suo blog, per il suo blog. Ma semplicemente, esatto, per il suo blog. Ah no, io ho un blog che è rockbimbo.com che parla di bambini. Io sono di da papà adesso. Ho chiesto a Nicola delle ricette per far mangiare magari più verdure ai bambini o più frutta. Adesso vediamo un attimo. Seguitemi attentamente ancora qualche minuto. Prego. Qui va fatto a strati, Ingrid. Ok? Quindi patata cruda, cozza, prezzemolo, aglio, pecorino e parmigiano. Ok. Abbondante di olio, a strati, ok?
Poi ancora, quanti patata, strati? Pecorino, minimo due. Due. Ok, questa è la tiella. Poi che cos'è la rigidità? La tiella dovrebbe essere cotta prima sul fuoco. Siccome noi qui abbiamo la piastra di induzione, io vi do un'altra idea. Io ho fatto la cozza, ho fatto l'acqua di cozze, che ne metto un pochettino qua. Che vuol dire l'acqua di cozze? Cioè dalla cottura, questa qua, vedi? Per dare ancora più sapore È una cosa, tipo in più. Tipo il brodino di cozze. Quindi vado di nuovo di strato, di pecorino, quindi tu parmigiano. Hai messo il riso crudo, non va cotto il riso precedentemente? Crudo. No, assolutamente. E esce questo, è veramente molto buono. Tra l'altro ve lo potete anche fare a monoporzione. Perché è utile? Perché voi ve lo mettete in forno, come Ingrid ha detto, ve ne andate a fare la vostra doccia, fate quello che volete, mettete la suoneria, arrivate, avete i vostri clienti, quanto ospiti. Quanto tempo in forno? 20 minuti, se tu gli dai una cottura. Okay. 20 minuti. Ah, 20. Questo è stato 20 minuti a 220 gradi. Se però andate via e date una precottura, anche 190-200. Ma è importante, io ho usato l'acqua di cozze, dà molto più sapore. L'unico ingrediente che poi io vado a mettere sopra è anche una appena un po' di limone. Una scorza di limone. Ci sta benissimo. Il limone sta benissimo sulle cozze, lo sappiamo tutti, ma il formaggio, il parmigiano, il pecorino e il parmigiano, lega soprattutto anche il pecorino. Lega, perché a sud, anche in Sicilia, ci sono diverse ricette abbinate con la ricotta fresca, col pecorino. Una delle mie ricette storiche, che io sono di origine di Pronto Sud. Perché ridi? No, io ti ascolto. Perché ridi? Ti ascolto. Non lo so. Capito. Mi sei simpatico. Mi devi ascoltare. C'ho la giacca, mi devi ascoltare. Mi sei simpatico, quindi, dai Nicola, sei quindi fortunato. Faccio una... Quando faccio uno spaghetto, noi facciamo uno spaghetto con le vongole veraci e le cime, e sopra ci metto la ricotta salata. Cioè, brodo di giugio, la roba, i clienti mi dicono che cadono per terra, noi dobbiamo ritirarli proprio su. Proprio svenuti? Assolutamente. Ma perché svenuti non si sa per quale motivo, però. No, perché li diciamo questo motivo qua. Forno, è veramente, fatela monoporzione e la date agli ospiti, anche come un piatto unico, perché è un piatto decisamente molto ricco. Si può preparare questa a casa anche per tuo figlio? Sì, credo che sia abbastanza semplice. Lo è, visto semplice. Che è molto semplice, poi gli ho chiesto un'altra cosa, in effetti, perché a chi non piacciono proprio tanto le cozze? Può farle con un frutto di mare diverso. La vongola, per i bambini ad esempio. Il bambino non mangerà mai la cozza, la vongola. Tu prima hai menzionato il polpo, grande idea. Si può fare col polpo, si può fare anche con solo le verdure. Però è ovvio che cadiamo un pochettino di stile e di sapore. Quindi polpo, se non avete il polpo potete mettere anche un calamaro. Potete mettere delle alici. O anche delle alici, la giusto? La cucina non ha limiti. E anche delle vongole, magari. Cioè, le telline che piacciono tanto ai bambini. Esatto. Le telline poi ti voglio vedere a pulirle, cioè, per tuo figlio. Non voglio guardare il capello, dai, si può fare tutto in cucina. No, basta vero, un po' di fantasia e tanto il capello amore. Non andiamo a guardarlo perché tu... poi assolutamente io mi rilego sempre i capelli quando sono in cucina. Sì, basta. Okay, ci vediamo la prossima volta, grazie tanto. Non lo so. Spero abbiate capito la ricetta, perché io vengo qua apposta per trasferirvi tutto quello che... L'abbiamo capito, sei stato bravissimo. Sei stato davvero bravissimo come sempre Nicola, e dopo aver preparato questo piatto davvero molto sfizioso, che possiamo quindi mangiare e gustare anche a freddo, no? A freddo, ecco. Certo. Quindi molto se avete buono. Preso nota di tutto, mi raccomando, io ve lo consiglio anche magari per una bella cena, non solo per un buon pranzo. E adesso però questa sera sintonizzatevi sui nuovi episodi della serie di Last Cop con le avventure di Mick, il poliziotto più pazzo della TV. Quindi stasera vi voglio tutti e due, ci mettiamo in pole position. Dopo mangiate la tiella. E dopo mangiamo la tiella, no, quella bella tiella che ci ha preparato il nostro Nicola Batavi. Adesso andiamo al porto di Rimini, che c'è un vecchio chiosco di pescatori che è stato trasformato in uno dei posti più trendy dove bere qualcosa davanti al tramonto aspettando la sera. Ma quali saranno le nuove tendenze in fatto di cocktail, di aperitivi della Riviera Romagnola? Tu lo sai? Guarda, io sono un amante del gin tonic. Vabbè, vediamo quali sono le nuove con tendenze. Il cetriolo. Tu sei antico. Lo so, sono antico. Ciao, alla prossima. Ciao.